Presidente Chiodi, il sindacato, il segretario nazionale della CISL Bonanni chiede meno tasse e territori ospitali. La regione in che modo può aderire a queste richieste? Io sono perfettamente d'accordo, è una visione, diciamo così, economica liberale e quindi che mi vede proprio profondamente convinto. Tant'è vero che abbiamo fatto la nostra parte, siamo l'unica regione d'Italia che in qualche modo ha ridotto le addizionali regionali sulle imprese e sulle famiglie fino a 25.000 euro di reddito per le persone fisiche e l'abbiamo fatto proprio per dare un segnale in questo senso. Altro aspetto molto importante nel frattempo è quello di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga. La cassa in deroga è stata quello che è riuscito in questo momento a lenire le tensioni sociali nel momento in cui c'era una crisi internazionale che investe l'Italia e che investe anche l'Abruzzo. Su questo le regioni stanno cercando di spingere in tutti i modi possibili, non so se il governo sarà in grado di dare delle risposte, ma io auspico di sì. E per quanto riguarda poi i territori ospitali, io credo che su questo debba essere accelerato un percorso di deregolamentazione che perché più leggi si fanno che riguardano tanti aspetti della nostra vita, maggiori poi sono, diciamo così, i tempi necessari perché l'imprenditoria possa muoversi. Quindi io credo che il governo nazionale, lo Stato in primis, dovrebbe favorire un processo di deregolamentazione molto forte in questo momento storico, perché la cosa più importante in questo momento è il lavoro. La priorità numero uno da affrontare con il nuovo governo si è appena insediato? Ma le priorità sono tante che attengono, però il nuovo governo sugli aspetti economici può influire qualunque cosa dovesse fare nel giro del medio termine. Quello che è necessario in questo momento secondo me è dare una risposta immediata sui costi della politica, cosa che la Regione Abruzzo per esempio ha fatto e il governo nazionale ancora no, il Parlamento nazionale, dare una risposta quindi per il bicameralismo, ridurre il numero dei parlamentari, di fare una legge elettorale che sia assolutamente, direi così, più fiduciosa nei confronti dei cittadini, o meglio che i cittadini diano più fiducia. E poi tutti quegli interventi che sono di brevissimo termine ma assolutamente indispensabili come il rifinanziamento della cassa in deroga, il finanziamento della ricostruzione aquilana, una serie di questioni che riguardano in questo modo l'Abruzzo e poi quei provvedimenti strutturali economici che però porteranno benefici nel medio termine purtroppo.